Questa è mia. No, 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 come no? No, 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 tutte mie, tutte mie. Ma come? Prendiamo 500 grammi di patate e andiamo a farle bollire. Una volta cotte le patate, io ho scolato l'acqua, le ho fatte intiepidire e adesso prendo uno schiacciapatate e vado a schiacciarle. Quindi sempre con la buccia all'interno, giusto? Sì, si possono schiacciare con la buccia senza problemi. E qua servono muscoli! Vai, arriva braccio di ferro! Oh. Una volta schiacciate, aggiungo un tuorlo, metto anche due pizzichi di sale, un pizzico di pepe, dell'erba cipollina, ma potete mettere anche dell'origano o del rosmarino, per esempio. Aggiungo anche 2 cucchiai circa di pangrattato di riso, ma va benissimo anche un altro tipo di pangrattato che usate, di quinoa per esempio, oppure un altro consentito col quale vi trovate bene. Ora mescolo il tutto. Chissà che buona che sarà sta ricetta. A questo punto prendo un cucchiaio e vado a prelevare un po' del mio composto. Vado a creare una polpetta. Poi faccio un buco al centro con il dito così e poi prendo un'oliva verde come questa, denocciolata mi raccomando, e la metto qui al centro. Chiudo la polpetta, gli do la forma tipica. Wow, è interessantissima sta ricetta. Polpette con sorpresa. Polpette con sorpresa. Poi ovviamente al posto delle olive verdi potete mettere qualsiasi altra cosa, anche un ortaggio, magari tagliato a pezzi piccoli, oppure dei capperi, oppure... Scrivetemi voi qualcosa che vi viene in mente che potrebbe andare bene come ripieno per queste polpette. Belle ste polpettine, Diana. Ma mi raccomando ragazzi, non andate via perché tra poco vi faremo vedere come cuoceremo queste polpette. Buchino in mezzo, oliva e richiudiamo. Allora, cominciamo con le prime polpette. Questo lo mettiamo da parte e poi facciamo anche le altre. Ora facciamo l'impanatura, sempre con il pangrattato di riso e con l'uovo sbattuto. Nell'uovo sbattuto ho messo un po' di pepe e un po' di sale. Quindi le passiamo prima nell'uovo, delicatamente, e poi nel pangrattato. Poi le mettiamo su un altro piatto e procediamo nello stesso modo per tutte le altre. Quindi uovo, pangrattato. E ora siamo pronti per cuocere le nostre polpette. Qui abbiamo un invitato speciale, la nostra friggitrice ad aria, e adesso andremo a cuocerle. Quindi vado a posizionare le mie polpette all'interno del cestello. Ovviamente prima ho preriscaldato la friggitrice a 190 gradi per circa 4 minuti, 4-5 minuti. Ragazzi, quanti di voi hanno la friggitrice ad aria? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, siamo curiosissimi. Adesso chiudo, quindi impostiamo 190 gradi e le cuociamo per circa 8 minuti. Poi le controlliamo e vediamo come si presentano e nel caso le cuociamo ancora di più. Pronti partenza? Via! Ragazzi, mentre aspettiamo, se volete supportare il nostro lavoro e se volete ancora vedere ricette come quella di oggi, mettete un mi piace al video, mi raccomando, e condividetelo, così più persone potranno fare queste meravigliose polpette. Inoltre, siamo attivissimi anche su Instagram, ci chiamiamo Diana e Alessio, mi raccomando, seguiteci anche lì. Ragazzi, ci siamo, il tempo di cottura è passato, andiamo a vedere. Oh. Wow, ragazzi, guardate qua. Wow. Ma sono esplose dalla felicità. Sono esplose di felicità di trovarsi nella friggitrice ad aria. Guarda questa. Vediamo un po'. Wow. Ragazzi, in pochissimi minuti, quanto ci ha messo? Quanto abbiamo messo? 8 abbiamo minuti? Messo 8 minuti. In 8 minuti avete visto? Ragazzi, ma che bella crosticina! Wow, sono veramente, veramente sorpresa. Bellissime. E voi che ne pensate, ragazzi? Fatecelo sapere qui sotto e scriveteci appunto se anche voi avete la friggitrice ad aria. Diana, ma se le volessimo cuocere al forno? Allora, per la cottura in forno basterà cuocerle a 190 gradi nel forno statico, preriscaldato ovviamente, per 20 minuti. Prontissimi per assaggiare? Qui ho della maionese fatta in casa. Vado subito. Mamma mia. Vediamola all'interno. Mamma mia ragazzi, cosa non sono. Sono ancora calde, come vedi stanno fumando. Però sono buonissime. Una croccantezza speciale.